Ciao ragazzi, siamo i Fancool. Sono la bellezza di quasi 15 anni che mettiamo i dischi. Ci siamo conosciuti, vabbè, io e lui perché andavamo a scuola insieme, Dario perché suonava con lui in un gruppo, in una band. Poi abbiamo deciso tutti i miei dischi pure. Abbiamo iniziato a casa di amici e poi mano a mano abbiamo iniziato a fare serate. E ringraziando a Dio vanno buono. Ancora se ne fanno. Ancora ci chiamano pure, cioè, capito? Si diffonde. Si diffonde. Ancora ci chiamano. Comunque io sono Roberto. Io sono Mattia. Dario. No, ce ne sta nato, però ho fatto un figlio, quindi. Cioè, teoricamente noi siamo quattro, però da quasi un anno ne siamo tre perché uno ha figliato. Speriamo di rivederlo, comunque mandiamo un saluto anche presto. Ciao Giampaolo, La musica che mettiamo noi è quella là più bella che esiste, almeno a parere nostro, che sarebbe quella che viene dal soul, che poi passa per il funk fino ad arrivare alla disco music, quella là, anche quella un po' più spinta, arriva alla quella d'accoppiamento, esatto. Cioè, quasi tendente anche all'omosessualità, che noi ovviamente accettiamo, amiamo a livello dance floor, anzi quando il dance floor è quello, la soddisfazione. E appunto per questo colgo la palla al balzo per presentare il mio disco, che è questo qua, il disco di Vivian V. Costa 5 euro, dal dato comunque vai a pagare 5 euro. Niente, questo disco perché questo è il disco che mi rappresenta di più, perché questo era faceva parte della colonna sonora del videogioco dei Guerrieri della Notte. Quando scopri questa cosa, che questo pezzo fa parte di quel videogioco, io entravo nella lounge room per sentire solo ed esclusivamente questo pezzo. Stavo là ore a metterla e dicevo: ma quanto è bello questo pezzo. Poi lo sgami ed è la cosa più bella, è un videogioco della Rockstar americano, tra una colonna sonora di una produzione anche abbastanza bassa italiana, cioè di disco music italiana. No, ce la mettiamo pure, cioè si lì, ma certo, volentieri. Allora, che il lato è questo qua, primo disco, primo pezzo, troverò il buco, faccio come Babbucea, pure non lo trovo il buco. C'è il centrino, Ho fatto, spintissimo. I'm not afraid of the dark.
che poi la cosa bella è che questo disco l'ho trovato a Piazza Dante, in una libreria che a fianco ai libri c'era il bancarello di svendita dei dischi. E il offerta 5 euro. E il primo disco era questo qua, ho detto vabbè, questo è il mio, cioè, lo cercavo da un po'. È proprio la gioia dei miei occhi quando l'ho visto, nella prima piangevo. E ci hanno dato subito un messaggio a Mattia, bomba Piazza Dante. È bello perché poi se avete sta chat, ci ha trovato di vista. E questo è quanto, questo è il mio disco. Ci si diverte. Questo è il mio disco che mi, diciamo, mi rappresenta. Lo levo oggi. Eh sì, perché poi in realtà appunto è una vita che passiamo i dischi, e però alla fine solamente da un annetto ci siamo detti scusami, ma poi noi due già suonavamo il bassista e le tastiere da tanto tempo, comunque la musica, questa musica, voglio dire, suonarla e sentirla live fa un altro effetto. Abbiamo montato questo progetto che comunque è diventato subito una roba megalomane, nel senso che comunque per il mercato del live, soprattutto facciamo a Napoli, facciamo un'orchestra, perché giustamente non è che dici facciamo la cosarella così, per cui ci siamo inventati questa fancul orchestra che ormai da un annetto suona un pochettino in giro, di 11, ben 11 elementi. Quindi, come dire, facciamo tranquillamente la fame. No, però devo dire la verità, c'è un vantaggio nell'essere tanti, che poi ti puoi permettere magari di fare qualche concerto in meno, però li fai belli, li fai nei posti dove effettivamente c'è qualcuno che ha voglia di progetto così. Per cui più o meno è la trasposizione live della serata ideale fancool, per cui facciamo sì, soul, funk, alla fine i pezzi che stanno in scaletta sono tutti pezzi che rigorosamente che noi dobbiamo avere, esatto, questa c'è l'incastro, quindi infatti è una fregatura quando poi facciamo il live con il DJ set vicino, per cui tutta la serie di spidone ha chiesto il nuovo metto in camera live. Sì, anche perché poi abbiamo appunto cominciato subito con una cosa di rivisitazione, di arrangiamenti di pezzi che esistevano. Ora stiamo iniziando un pochettino a buttare giù qualche inedito, perché poi l'appetito viene mangiando. Cioè, all'inizio deve essere una cosa, cioè, vabbè, facciamo lo spaccato della band disco funk tipica anni 70, cori, voci, fiati, gente che balla, con quei tipi di musiche. Ora ovviamente si sta prendendo un poco la mano e quindi qualcosina uscirà anche di nostro. Uscirà di nostro a breve, veramente a breve, si spera, primavera estate, una prima release in 7 pollici, quindi lato A, lato B, questo è. Forse anche CD, perché poi che lì ti trovi a registrare. Abbiamo registrato volume 1, volume 2. A Roma in un grande studio che mi fa piacere nominare, che è la Blind Fate Records. Un posto veramente di veri intenditori di musica, che ci ha dato anche proprio veramente una mano a capire come dovevamo fare, pensare questa registrazione, questa incisione. E dopo una serata appunto bella che c'è stata a 30 Formiche lì a dicembre con Dance with David, perché poi l'altra cosa è veramente poi stare insieme a tutto quello che prima sfottevamo a Balbucea, così come sfottiamo tutti gli amici, perché c'è una cultura del vinile, ma una cultura musicale a Napoli, in Campania. Tante cose succedono, perché poi noi che questa cosa veramente la condividiamo, succede anche che tra i vari DJ selector non c'è minimamente competizione, ci sono i ruoli, cioè i livelli diversi, perché stesso noi ci rendiamo conto che tra i tanti nostri amici ci sta chi è meglio che peggio, ma chi ha una storia, che voglio dire, mo, senza neanche fare nomi, nessuno si piglia colla, no, però cioè c'è sta gente come Alfredo Maddaloni di Giarno, c'è gente come Tonico 70, ma che te una cosa che si fa a casa loro e ti vedi dischi da te. Ma tu l'hai sentito tutto qua? Ciao Madda, d'altra parte lui che poi ci ha fatto conoscere Luca Sapio, lui che ci ha fatto appunto conoscere questo studio, questa situazione. Quindi vabbè, questo per quanto riguarda l'orchestra, di cui sentirete ancora molto parlare. E che è un po' anche c'ha a che fare col disco, cioè in realtà il disco c'ha a che fare con due cose, sia perché nell'orchestra ci divertiamo poi a
abbiamo un po' una selezione che spazia tra il funk e il disco con il suono americano, ma che in realtà spesso era suonato, nato in altri posti un po' del mondo, dall'Africa, Sud America, Italia, che poi era come facevo, facevano, vabbè, questo lo lascia a te che è la versione napoletana. Però è anche, diciamo, il modo con cui io poi personalmente mi sono un po' avvicinato a un acquisto di vinili, perché storicamente io a casa sto pieno di CD di anni 80, che si so, e non va pigliato con me. Degli anni 80. E via, anni 80, mi se ne cade casa mia di CD, e solo da un certo punto in poi ho cominciato a prendere i vinili, perché mi sono trovato a stare in America, a New York, per qualche mese a vivere, e là veramente mi sono trovato dei posti dove per 30 centesimi ti prendevi dei 7 pollici di musica neanche troppo mestieri, di tutti i generi, chiaramente quelli più conosciuti, meno conosciuti, perché adesso più o meno di quello noto, di quelle cose note ce le abbiamo più o meno tutte. E quindi trovandomi a viaggiare spesso per lavoro, poi lo sfizio è, come tanti, magari di andarsi a cercare, cioè fare il digging vero, quello che ti sporchi le mani seriamente. Per trovare delle cose, trovare cose che poi alla fine dipende sempre, non c'è mai certezza, la maggior parte dei casi non ascolti manco quello che compri, salvo rari casi, nel senso quando le volte in cui trovi le perle spesso è per caso, completamente al buio, come questo caso di questo disco, che appunto è un esempio di quanto il funk, la disco, poi in quegli anni tra 70 soprattutto, ha travalicato qualunque tipo di confine, di barriera. Gli FA5 sono un gruppo cubano, questo l'ho comprato a La Habana, dopo qualche giorno in cui praticamente non si riusciva a trovare dischi vinili già qualche anno fa, quindi ormai i setacciatori, di collezionisti già cominciano a fare razzie, a prendere stock sani, vabbè, è un mestiere, quindi. Però poi a noi non ci resta niente, perché vado là e trovo situazioni più complicate, quindi tra Santiago, insomma, nessuno aveva vinili. La cosa più facile era famiglie che dicevano no, vieni con me, io ti faccio vedere, ti porto, ti faccio. E quindi in qualche caso, questo disco, devo dire la verità, non l'ho trovato così, perché sarebbe stato troppo, è un disco di cui poi ho scoperto il valore, che ho pagato anche là $5 fondamentalmente, da mano a un posto che vendeva qualunque cosa a Piazza Dante di La Habana, fondamentalmente. Sotto Partano. E sai, quando sei contento, perché poi alla fine io non sono magari Puertalba. E alla fine ho scoperto che c'aveva anche una discreta quotazione tra collezionisti. Per cui, boh, non lo so, uno se lo potrebbe sentire tutto. Possiamo mettere la traccia 1, lato A. Tutto, tutto. Il pezzo si chiama Muovete con la fuerza del corazón. Neomelodico. Oh,
questa, muovete con la forza del cuore. No, come si balli latinoamericano? Come neomelodico. Devo compensare la tua tendenza cumbia, che per fortuna si è un attimo fermata subito, eh? È bastato poco. Il mio nome Pezzotto deriva dall'infanzia, cioè. Sono cose che, cioè, che quando si piccerino non si chiedono più. Uzzo! Arrivano, capito, da mio padre arriva il mio nome, quindi figurati, sono soprannomi antichi. È importante sta roba, eh? Come no? È importante. Dai, infatti, dillo, perché ho Pezzotto? Pezzotto perché? Perché ho Pezzotto! No, perché non è il Pezzotto napoletano, come nel senso di favola, perché era proprio un Pezzotto di Lignam. Quando ero piccolo, ma pure mo, cioè, voglio dire, non è che sono diventato un pezzettino. No, cosa più bella, cosa qual è? Tu sei Pezzotto, perché sì. Cioè, bravo, cosa sei curto, ma più curto sono io. Bravo, perché sono migliorato un po' negli anni. Però tu resti sempre Pezzotto. Comunque dicevo, Pezzotto è buono, il mio compito sporco è quello di riportare sempre tutti sulla retta via. Da bassista, tra l'altro. Da bassista. Dalle origini al funk, al soul, al funk, alla black music. E quindi, come non possiamo citare stasera il nostro masto, non so se si vede anche il santino che abbiamo prodotto, che ovviamente protegge tutti noi e tutti quelli che ci vengono a sentire, e non, ovviamente, basta possederlo. Quindi, se lo volete possedere, dovete venire almeno una volta a sentirci. E quindi questo bell'album di James Brown, che in realtà io non ho mai portato con noi, se non nell'ultima serata dove Mattia non c'era, al Frosinone. È la prima volta che non l'abbiamo neanche suonato, però. Bravo, buttate e basta. Perché io, a differenza loro, Mattia sta pieno di CD, io a casa sto pieno di MP3 e neanche MP3. MP3 ho scaricato l'impossibile da Napster in poi, non si è capito più niente. A casa mia, cioè, sono pieno di hard disk. Ovviamente abbiamo scoperto musica grazie anche a internet, che io non disdegno, però io sono quasi una canzone di anni 90, purtroppo sì, diciamo. Qualche vinile lo compravo, perché negli anni 90, negli anni 80 non avevo neanche soldi per CD, quindi compravo i vinili che all'epoca costavano meno, invece adesso costano di più. Infatti te lo dissi, mi trovo anche un vinile di 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Grandissimo! Produzioni italiane. E niente, questo è particolare perché, vabbè, a parte che me l'ha regalato una Yamma che mi voleva bene tanti anni fa, sì. Ma soprattutto, lei non lo sapeva, quando io poi l'ho ascoltato, vabbè, a parte I'm Black and I'm Proud, famosissimo, grande citazione anche di un film che a me come musicista mi ha segnato, i Commitments. Non so se ricordate, era un gruppo di bianchi irlandesi che suonavano soul e il loro motto era proprio sono nero e me ne vanto. Ma in questo album, sul lato B, c'è questo pezzo, non so se si legge, Licking Stick, che in realtà è stato poi preso, almeno nella linea di basso, da un gruppo a cui noi vogliamo tantissimo bene, che sono gli Showmen, in un pezzo che Voglio restare solo, e questo è proprio un giro di basso che loro hanno ripreso in questo gran pezzo, anche perché noi il Neapolitan Power ovviamente non lo disdegniamo, ci siamo cresciuti e... Di questo si nutrivano. Di questo poi si nutrivano i nostri musicisti di quello. È la stessa cosa, diciamo, prima del cubano. Alla fine, come i cubani volevano suonare come gli americani, come anche i nostri, era quello che dicevano negli anni 70 tutta la generazione, non solo quelli che poi sono diventati famosi. Il discorso era, bisognava suonare come gli americani. Quello era proprio il mantra di musicisti di tutta generazione, dai 60 ai 70. Avevano vinto la guerra. Ma no, al di là di quello, che ci stava. Ma c'è stata una differenza dal punto di vista proprio del tipo di musica. C'erano certe cose che a casa non esistevano proprio. E quindi appizzate la orecchia. Ma infatti, se ti vedi quella cosa di Schumann su Rai 1, lato B, primo pezzo. Quel live pare che a gente. Che pure poi Arbore forse fu il primo che li chiamò per televisione. Ma chi? E vedi la faccia del pubblico che stava. Oh, che dice, ma che stai? Ma gli Showmen.
Studiato chitarra e poi da piccolo mi trovai in una band improvvisata così, dove eravamo tre chitarristi senza bassista, e quindi uno era il padre eterno all'epoca, e quindi e così vuoi suonare con noi e spartiti la scaletta con l'altro chitarrista che è una puzza come te. Quindi facemmo questa scaletta, questa festa di compleanno, metà scaletta col basso, metà scaletta con la chitarra, e lì mi innamorai dello strumento. Quella reliquia la tengo ancora io a casa mia, quando la vogliamo c'è ancora incominciare. Ancora il mio primo basso, il mio primo basso nel pezzotto. E quindi da lì poi, vabbè, poi con Mattia ci conoscemmo, e quindi da lì abbiamo continuato a suonare. Dal giamaicano al funk, ma ciò giamaican funk. Ah, tra l'altro, scusate, un'ultima nota che poi non si scorda, perché tra i vari progetti megalomani fancool, oltre a una grande linea di abbigliamento che, voglio dire, consiglio a tutti quanti, andate giù da Officina Flegrea, ordinate come vi pare, ma ci sono magliette più o meno di ogni genere, tutti gli sexy, tante cose, link in bio, link in bio. Ma ci siamo anche detti, vabbè, ma mo facciamo anche l'etichetta da Funkool Records. E sempre perché la capa non è buona, comunque lui, il problema è lui, che se sia chiaro, qualunque lamentela rivolgessi a lui, the real pezzo. No, insomma, abbiamo fatto questa Funkool Records, che è uscita con, proprio perché, allora, il gruppo dove suonavamo io e lui si chiama Inner City Affairs, si chiamava, si è più o meno
fermato, poi non si sa mai se un giorno, sai, le reunion si porta, facciamo reggae, ska, beh, per un po' di tempo, e c'era un po' di materiale che non era mai uscito. Abbiamo fatto un disco nel 2013, quello è stato, e abbiamo voluto riprendere questo in un 7 pollici dove c'è Simona Bo alla voce, due pezzi che avevamo inciso e che non avevamo mai registrato, quindi siamo usciti con questa prima release che su anche su Funkun Records, che non doma sulla questione in City, che avevano anche altro materiale, vuol dire, chiaro, è un discorso che tieni quell'archivio in mano, diciamo, ma a questo punto lo facciamo, per cui un paio di settimane fa, per ora solo in versione digitale, facciamo uscire anche Scapoli Dan Power, che era l'ultimo progetto degli Inner, che non è mai uscito, ma che in realtà era per metà inciso, quindi in realtà se andate a cercare su Spotify o qualunque altra piattaforma digitale, trovate da febbraio, inizio febbraio, anche Scapoli Dan Power, che è diverso perché dal disco precedente ci sono un sacco di pezzi cantati, c'è Simona Bo, c'è Mirella Schisano, Aurora Renare, pezzi italiani, napoletani, americani, un paio di inediti scritti dal grande Adriano Rubino, qui pure facciamo un saluto, Adriano, quando vuoi fare inediti per Fangul Orchestra? Non è morto. No, un po' così, perché c'è sì, perché c'è San Michele e Mesiende, ma non fare sezione, un po' pastipizio per Fangul Orchestra, no, sta un poco pure lui sciopero, ma insomma, corsi e ricorsi della vita. Accattatevi di scrivere Funkun Records, perché è un'etichetta giovane ma che promette, che può dare. Giovane e bella. Giovane e bella. Data a marzo. Sì, ma sì. Comunque dovete scoprirle seguendoci su tutti i nostri canali. Questo deve essere un classico lancio per dire, per trovare, per capire dove sono. Aggiungeteci su Instagram, Facebook. Basta, sicuro. Tinder. Su Tinder. Matchateci su Tinder. E scoprirete tutte le nostre prossime performance. Primo disco comprato in vinile. Fammi pensare. Fammi ragionare. Forse era For You di Prince. Cioè, molto. Perché ci stava questo figlio di una mia padre che era fissato il Prince. Me lo sentì a casa, si diceva, ah, bello, me lo trovai e me lo comprai. Cioè, quello è il primo disco, cioè proprio il primo vinile. Il figlioccio, cioè, diciamo. Proprio il figlioccio. Bravo, figlioccio. E James Brown. Guarda caso. Bravo, cioè, bravo, la tendenza era quella, cioè, già se. Però quello è il primo disco proprio, il primo CD di Roma Varia, ma cioè, lo ricordo perfettamente. Sono i Lamonzi, cioè, fatto, però questi sono i primi due. Vedi, non vuole parlare di quelle. È omertoso. Di vecchie, di quello che tiene, quel tesoro che tiene a casa, e che comunque lui non lo porta mai. Perché stasera mo andiamo a passare i dischi in giro, ma nelle borse sue, quella roba là, ma qualcosa ci sta sempre, ma. Se devi insistere molto, devi fare gli occhi dolci. No, non è che si deve insistere molto. Mi arriva 4-5 gin tonic. Tengo una ripresa su di un mese fa, recente, un materiale recente, che non si gran sa come, in gran spolvero, quindi tra i ballerini, un po' da me. Dai un po' da me. Mi ucciso. Stasera stiamo a Boudoir, insieme a Spudercenzo. Cioè, quindi la scimmietta mattina. Grande serata, come sempre. Grande mattinata. Facciamo. Salutiamo in Succio. Sta preparando, mi raccomando. Non ha poco, tra qualche ora. Come se fossi Antani. Quindi mo tra un po' andiamo al Boudoir. Andiamo al Boudoir, vi salutiamo tutti quanti. Veniteci a trovare, perché comunque appunto in mezza via ci trovate fondamentalmente. E soprattutto aggiungeteci su Tinder. Ovviamente ringraziamo anche i ragazzi. Grazie ragazzi. Ringraziamo per di tempo che ci fa dato la location, e soprattutto Radio Master che ci ha fatto la ripresa. Grazie mille, altissima qualità. Grazie.
siete venuti qui nell'ampo della Sicilia del cazzo, no, quando volete amici, non veniamo mai alla prochaine fois. Madonna,